so leggere il calendario, ma conto le alde. Lorenzo gioca a fare il giro del mondo ed io dormo a intermittenza. Io ho sempre fame. Il soffitto ha sostituito il cielo. Lo guardo da 10 campanili. A me piaceva il cielo. Fare lunghe passeggiate al sole, anche con il freddo. Tutta infagottata, riuscivo appena a sentire il vento sul naso. Mi abbandonavo allo scorrere della strada sotto di me. Girato l'angolo, arrivava l'odore di brioche del fornaio. Sui gradini della chiesa c'era sempre un ragazzo che suonava la chitarra. A volte chiudevo gli occhi. Con il cane, Mr. Pino, mi salutava. Chiunque mi incontrasse mi diceva quanto fossi bella. Avevano tutti voglia di toccarmi, poi forse per pudore accennavano soltanto il gesto. Io percepivo tutto, anche ad occhi chiusi. Avevo imparato a riconoscere le voci, pur distinguendo poco i tratti delle persone. Le voci che ascolto sono sempre le stesse. Quelle di mamma, di papà, di Lorenzo. E dalla TV ne imparo di nuove parole. Di cre to virus COVID-19 sono più di un milione di tampone. positivi, 55.000 morti negli Stati Uniti. Da quando questa casa è diventata il mondo, avverto tutti i rumori. La pioggia, la neve, la ragazza del terzo piano che si esercita al violino. Le fusa del gatto del secondo. Sento odore di farina nell'aria tutto il giorno. C'è un aspirante fornaio in famiglia. L'odore di brioche. Quello non l'ho mai più ritrovato. Mi chiamo Arianna, ho 6 mesi, di cui uno in quarantena. Quando me lo racconterete tutto questo sarà per me solo un ricordo altrui. Forse vivremo in un mondo diverso, ma io continuerò a sognare il cielo.